Grazie all'assessore, buongiorno a tutti, sono Mauro Silla, il direttore dell'area promozione e protezione sociale nonché responsabile dell'ambito 1-2 di Trieste. Parlare di piano di zona non è semplice perché il documento è molto complesso e quindi non starò qua a descriverlo perché ci vorrebbe un'intera mattinata solo per studiare, per leggere tutti gli obiettivi del piano di zona. Io farò semplicemente una panoramica, una sintesi di quelli che abbiamo ritenuto degli spunti importanti, degli spunti interessanti del piano di zona, che poi verranno ulteriormente approfonditi dalle colleghe dell'area, dall'azienda sanitaria, del dottor Braida e suoi collaboratori, e quindi creeranno spunti appunto per il dibattito, il tavolo della seconda parte. Le azioni da parte dei servizi sociali e sanitari, a partire dal primo piano di zona, quello del 2006 e 2008, possono essere ricondotte a tre linee di intervento. La promozione, azioni preventive rivolte alla comunità finalizzate a fare salute. Sostegno, azioni finalizzate a sostenere l'autonomia di persone in situazioni di fragilità. Il prendersi cura, target persone fragili con situazioni complesse, utenti dei servizi sociali e sanitari. Vediamo la persona un po' al centro, no? Al centro delle attenzioni, la persona vista come individuo e come membro di una comunità. Questa è un po' la filosofia su cui ci muoviamo. La strategia trasversale di intervento condivisa tra i servizi sociali e sanitari che caratterizza il welfare locale ormai da più di un decennio e che attraversa tutta la programmazione del piano di zona 2013-2015 è la promozione della domiciliarità. Quindi un contrasto della istituzionalizzazione dei soggetti minori fragili, mirando a limitarne i nuovi ricoveri in strutture di accoglienza e favorire l'uscita dei bambini già ricoverati attraverso il potenziamento dell'attività di sostegno alle famiglie da parte dei servizi sociali e sanitari. Contrasto della istituzionalizzazione dei soggetti anziani fragili, favorendone la permanenza nel loro ambiente di vita, l'aumento dei cosiddetti grandi anziani o la cosiddetta quarta età costituisce sicuramente il bisogno emergente del prossimo futuro. Contrasto della istituzionalizzazione delle persone con disabilità, con interventi mirati a sostenere progetti sperimentali di autonomia abitativa. Entrando nello specifico degli obiettivi sociosanitari del piano di zona appena approvato, va detto che gli obiettivi per il triennio 2013-2015 posti dalla Regione Friuli Venezia Giulia con le linee guida che riguardano tutto il territorio regionale sono stati affiancati alcuni obiettivi locali che costituiscono l'espressione di bisogni emergenti e priorità di intervento espresse a livello specificatamente territoriale, condivise attraverso un pregevole e complesso percorso di programmazione integrata con gli altri ambiti della provincia e l'azienda sanitaria. Entriamo quindi nelle categorie. Anziani costituiscono, come già detto, il bisogno emergente. Le proiezioni demografiche prevedono infatti che nei prossimi decenni un ulteriore invecchiamento della popolazione, conseguentemente le esigenze di assistenza sociale e sanitaria sono destinate complessivamente a crescere, sia che si tratti di assistenza fornita dalle famiglie dal settore privato o dai settori pubblici. A fronte di un quadro economico-finanziario problematico come l'attuale, che rende estremamente complesso l'aumento delle risorse destinate dai servizi pubblici, le attività di promozione e prevenzione della salute dell'anziano si presentano come una scelta strategica fondamentale per contenere la domanda di assistenza e fronteggiare il prossimo futuro. In questo contesto si inseriscono quindi la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo, la cultura dell'invecchiare bene, il coinvolgimento degli anziani in attività motorie, culturali, sociali, solidali, che possano promuovere il benessere psicofisico allontanando il più possibile la necessità di assistenza. Nella slide precedente, ringrazio tra l'altro il dottor Chicco che mi assiste, abbiamo in effetti dei dati molto, molto significativi. Abbiamo gli over 65, vedete il dato del 2012 e il dato di proiezione del 2027. Poi non so, gli ottantenni, gli over ottantenni, i dati di del 2012, 18.400 erotti, la proiezione del 2027, con delle percentuali
no, che aumentano progressivamente rispetto, no, una proiezione rispetto all'attuale di percentuali piuttosto significative. Io ho portato uno spunto da una relazione del Ministero del Lavoro e della Salute del novembre 2011, che appunto porta questi dati, laddove emerge che la popolazione in valore percentuale di 80 anni sulla popolazione complessiva passa dal 5,8% nel 2010 al 7,4% nel 2020, a più 13,5% nel 2050. Ciò significa quindi un aumento esponenziale degli anziani che per larga parte rientrano nella dimensione di non autosufficienza, nonostante negli ultimi anni, grazie agli sviluppi della scienza medica e degli stili di vita, il livello di buona salute degli over 65 sia notevolmente cresciuto. Riporto un altro punto di questa relazione che mi ha colpito, interessante, cioè parla della trasformazione della durata media della vita. Un neonato in Italia all'inizio del Novecento aveva una speranza di vita di circa 41 anni, mentre dopo oltre 100 anni, nel 2007, un neonato può attendersi di vivere mediamente 78,7 anni e una neonata 84 anni. Sono valori assolutamente significativi per l'Europa e anche a livello mondiale. I risultati portano ad alcuni effetti. I risultati raggiunti sino agli anni 70 sono prevalentemente imputabili alla riduzione della mortalità infantile e giovanile. Dall'inizio degli anni 80, la riduzione della mortalità interessa invece l'età matura e significativamente le classi di oltre 65, in maggior misura il sesso femminile. E quindi vedete che la problematica è assolutamente importante. Trieste è una città laboratorio, si è sempre detto, perché ha anticipato in qualche modo l'invecchiamento della popolazione, ma è un fenomeno che si verifica a livello, seppur in tempi diversi, a livello nazionale, europeo e mondiale. Accanto alla promozione della salute, l'altro obiettivo strategico per gli anziani nel piano di zona è rappresentato dallo sviluppo, come dicevo prima, della domiciliarità. Quindi sostegno dell'autonomia dell'anziano attraverso servizi domiciliari anche leggeri, non vera e propria assistenza alla persona, ma piccoli aiuti domestici che possono facilitare la vita di una persona anziana, fare la spesa, disbrigo pratiche burocratiche, accompagnamenti che vengono già realizzati da alcuni anni nell'ambito del programma Habitat Microaree o attraverso soluzioni domiciliari innovative e sperimentali finalizzate a contenere il ricorso all'ospedale o alla casa di riposo solo per situazioni già compromesse che impediscono un'adeguata assistenza domiciliare. Partendo dal presupposto che per domicilio non deve intendersi soltanto la casa dell'anziano, dove l'anziano ha sempre abitato, ma può assumere diverse connotazioni diversificate a seconda delle esigenze, si possono prevedere diverse forme dell'abitare: l'abitazione assistita, la casa protetta, la casa famiglia, la comunità abitativa auto-organizzata, la comunità domestica per persone anziane non autosufficienti. L'elaborazione del piano della domiciliarità costituisce uno dei risultati attesi più importanti del piano di zona, in quanto in esso dovranno essere condivise tra i servizi pubblici e il privato sociale le strategie e le modalità di intervento che vanno in questa direzione. Poi passiamo ai minori, mi pare, all'inclusione, perfetto. Nel settore adulti la crisi economica e occupazionale, insieme all'accentuata flessibilità del lavoro, sta determinando l'aumento delle persone in condizioni di disagio, tra cui con sempre maggiore frequenza si ritrovano anche figure che un tempo non entravano in contatto con i servizi. In una prospettiva futura di incerta disponibilità delle risorse attuali, la contrazione della spesa sociale a fronte di una domanda in crescita comporterà dei pericoli di tenuta della coesione sociale. Accanto all'importante obiettivo regionale finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di persone in situazioni di svantaggio e quindi a rischio di emarginazione, nei quali si intende fare sistema, oltre che tra i servizi sociali e sanitari con gli altri enti pubblici e privati che operano sul territorio, rimanendo sul tema della salute in stretto, vanno evidenziati l'obiettivo locale del piano di Z 2013-2015 rivolto al contrasto delle dipendenze da nuove sostanze e comportamenti tipo gioco d'azzardo
e tecnodipendenze con il quale il territorio triestino ha anticipato quello che è stato un recente intervento a livello nazionale da parte del Ministero della Sanità. L'attuale assetto di servizi deve affrontare, deve dare una risposta a queste nuove forme di dipendenza che molto spesso sono accompagnate da una scarsa consapevolezza dei rischi sociali e sanitari da parte delle persone che ne sono vittime. Molti comportamenti problematici, infatti, si rifanno a consumi che non presentano caratteristiche di trasgressione o caratteristiche di illegalità, ma risiedono in stili di vita e aspetti di vissuto quotidiano non diciamo sfrenato, come shopping, navigazione web, e comunque non del tutto normali dal punto di vista dell'andamento di una vita. Sotto il profilo sociosanitario, altro obiettivo strategico rivolto alla popolazione adulta, che va sottolineato, è la partecipazione sociale del contrasto all'esclusione, che lo abbiamo anche qua, mi pare, nella slide, con il quale si intende dare voce al disagio psichiatrico e alle persone con problemi complessi a forte rischio di emarginazione. In tema di minori, l'area tematica registra da molti anni un quadro normativo e programmatorio a livello nazionale e regionale che, diciamo, ancora non completo, che finora non ha facilitato l'elaborazione di una strategia di sistema. La programmazione prevista per il piano di zona 2013-2015 vuole innanzitutto essere un'occasione in questo senso, ossia condividere a livello strategico i campi e le modalità di attuazione di quelli che sono innanzitutto gli obblighi istituzionali dei servizi sociali e sanitari verso i bambini in situazioni di fragilità, al fine di promuoverne la permanenza in famiglia. Altra azione strategica importante è la valorizzazione del ruolo della comunità locale, migliorando le reti tra le varie risorse che intervengono a sostegno dei minori in situazioni di fragilità, quali comunità educative, famiglie affidatarie, scuole, con le quali si sono sviluppate anche attraverso i progetti integrati dei piani di zona precedenti validissimi e proficui rapporti di collaborazione e sinergie. Per quanto riguarda l'affido, che rimane uno dei principali interventi a sostegno del minore, non può rimanere nella sua famiglia naturale, vanno evidenziati i positivi risultati raggiunti nell'ultimo triennio dagli affidi diurni. Nella slide che abbiamo preparato, voi vedete che tra il 2009 e il 2012 non c'è tanta differenza relativamente al numero degli affidi a tempo pieno, mentre c'è una differenza sensibile e sostanziale dei cosiddetti affidi leggeri, gli affidi diurni, che passano da 84 nel 2009 ai 155, quindi il 100%, quasi il 100% dell'aumento, e con una diminuzione delle mamme in comunità e una leggera diminuzione anche dei bambini e dei ragazzi in comunità, che passano da 132 a 122, ma con un numero che sostanzialmente rimane stabile. Non si può poi, per delineare una traccia della programmazione per il prossimo triennio, non evidenziare l'aumento della popolazione minorile straniera. Anche qua la slide è molto significativa, perché se noi guardiamo il 2003 e il 2012, vediamo che il totale dei minori è aumentato da 25.881 a 27.966. Ma questo aumento è in gran parte dovuto all'aumento dei minori stranieri, che passano da 1.553 e quindi rappresentavano il 6% dell'intera popolazione, a 3.629, quindi al 13%. Quindi questo è un dato molto significativo, perché il pareggio, diciamo, il mantenimento del numero è dato da un cospicuo rinforzo, diciamo così, tra virgolette, della presenza di minori stranieri che raddoppiano più del doppio della percentuale rispetto ai numeri iniziali. Faccio un piccolo flash, cogliendo lo spunto da recenti fatti di cronaca relativi a episodi di bullismo piuttosto che di vandalismo. Non si possono non evidenziare le ricadute dei servizi rivolti ai minori prodotti dal progressivo affievolimento del ruolo educativo tradizionalmente svolto dalla famiglia. Io posso portare una esperienza diretta. Mia moglie è insegnante nella scuola superiore,
e poi come professionista ho occasione anche di parlare con dei maestri di ricreatorio comunali. Ebbene, la famiglia ha questo comportamento sostanzialmente, delega all'istituzione la formazione, l'educazione del figlio, ma nel momento in cui l'aspetto educativo assume qualche momento di severità, teniamo presente che bullismo e vandalismo sono delle forme estreme, quelle più evidenti come la punta dell'iceberg, ma ci sono dei microfenomeni che dimostrano come la famiglia si disinteressa molte volte dell'andamento scolastico, dell'andamento comportamentale, educativo del ragazzo. Una annotazione del professore a casa viene vista come atto notarile, c'è la controfirma del genitore, ma nulla di più. Salvo, dicevo prima, se l'aspetto educativo diventa un momentino più severo, allora il genitore scatta in difesa del minore, magari chiamando avvocati o comunque minacciando azioni e quant'altro, perché comunque corre in difesa. Quindi c'è questa distorsione del sistema, da un lato una delega della famiglia, dall'altro un intervento della famiglia molte volte di disinteresse, ma comunque di difesa contro aspetti educativi che possono essere a volte anche di maggiormente severi se c'è una devianza. La disabilità. Entriamo su questo aspetto. Il numero delle persone con disabilità in carico ai servizi sociali e sanitari sta vivendo un notevole aumento negli ultimi anni, dovuto sostanzialmente ai seguenti fattori: diffusione di cure precoci di bambini con problematiche, riduzione del tasso di mortalità infantile, prolungamento della vita delle persone disabili e anziane. Altro fattore importante e non trascurabile è la migrazione di persone disabili da altre città italiane che confluiscono a Trieste per l'alta qualità di servizi assicurati. Per quanto riguarda nello specifico gli obiettivi del piano di zona 2013-2015, va evidenziata la riqualificazione dei centri diurni, con la quale si intende dare una risposta ad un bisogno emergente delle famiglie, ossia sperimentare nuovi percorsi di maggiore autonomia, quali fattori sociali, negozi, grazie al progetto Trieste Labora, nel piano di Z sta per essere inaugurato in via del Sale il punto vendita di prodotti realizzati dai ragazzi dei centri diurni, che si aprirà tra giugno e settembre, ne parlavo prima con la dottoressa De Candido, esperienze di casa scuola, ovvero di sperimentazione in case di come si gestisce la vita quotidiana, cucinare, stirare, pulire, eccetera. Come obiettivi sono stati poi individuati l'autismo, che rappresenta una patologia emergente affrontata con nuove modalità terapeutiche ed educative. Fino a poco tempo fa una diagnosi di autismo rappresentava un futuro senza speranza per bambini e famiglie, oltre alla revisione delle modalità di valutazione e intervento dei servizi per bambini ed adolescenti con disabilità. Parliamo delle malattie croniche e terminali. Si tratta di un obiettivo, i servizi sociali sanitari intendono trovare risposte sinergiche ed innovative ad un bisogno emergente che non può essere considerato strettamente sanitario per le fortissime implicazioni, con tutta una serie di variabili anche di carattere sociale, mancanza di rete familiare, situazioni di indigenza. Favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita di queste persone assume una valenza di contenuto e una valenza simbolica. In essa si cela l'appartenenza della persona agli affetti e ai luoghi di vita abituali, allo scorrere del normale corso degli eventi, all'inclusione dell'individuo nella società sino alla fine. Infine, altro obiettivo trasversale, che vedete anche nell'ultima slide, è quello dello sviluppo del programma Habitat Microarea, di cui ho già fatto cenno prima, programma nato nel 1998 da un'intesa tra Comune, Azienda Sanitaria e ATER, e si intende migliorare la qualità della vita degli abitanti di alcuni rioni a rischio, o di alcuni rioni, diciamo, bersaglio, ecco, di intervento, con rilevante presenza di caseggiati ATER e quindi la tutela della salute e la prevenzione del disagio sociale, anche attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza e del settore no profit. L'intesa tra gli enti promotori è stata rinnovata nel novembre 2011 con la finalità di promuovere un ampliamento degli interventi intensivo ed estensivo, coinvolgendo attivamente, oltre all'area promozione e protezione sociale, azienda sanitaria,
prima nominata, anche altre aree del Comune, come l'area edilizia, lavori pubblici e politiche della casa, l'area educazione, scuola, università e ricerca. Gli interventi prevedono azioni finalizzate a favorire la partecipazione attiva, l'inclusione sociale e lo sviluppo di comunità nelle aree oggetto di intervento ed attività di sostegno, accompagnamento, presa in carico integrata di utenti dei servizi e di persone fragili residenti nelle microaree.